Ciao a tutti! Nuovo tutorial, come promesso, vi voglio mostrare come realizzare questo orecchino che è molto semplice da fare. In realtà, con questo progetto della spirale russa Twisted, potete realizzare anche dei bracciali bangle. I bracciali bangle sarebbero questi, sono quelli chiusi su loro stessi, non hanno delle chiusure. Praticamente dovete seguire esattamente gli stessi passaggi che vi mostro per l'orecchino, soltanto che la spirale che dovete andare a realizzare è molto più lunga. Io vi ringrazio di tutto, vi ringrazio per il supporto, per i commenti, come al solito siete sempre molto dolci con me. Io spero che il tutorial sarà chiaro, che vi sia di ispirazione, che vi dia la voglia di perlinare e ci sentiamo al prossimo video. Ciao, ciao, ciao! Per realizzare la creazione avete bisogno di aghi, John James, misura 10 o 12 sono perfetti. Filo da tessitura. Tre colori di Rokai 11.0, vi servono dei bugle e ovviamente una coppia di monachelle se volete realizzare gli orecchini. Inserite sull'ago questa sequenza: perlina rosa, perlina color bronzo, un bugle, una perlina color bronzo, un'altra perlina rosa, due bronzo, una perlina verde e le ultime due perline color bronzo. Portate tutte le perline alla fine del filo. Ripassate all'interno di tutte le perline. Per chiudere il lavoro a cerchio, se volete potete anche fare un nodo per chiudere la lavorazione. Tuttavia vi suggerisco di fare dei nodi solamente se utilizzate perline misura 11 o perline che hanno una misura più grande della 11. Con il filo sto uscendo dalla perlina color bronzo che si trova subito dopo la perlina verde. Inserisco sull'ago la prima sequenza, una perlina rosa e una perlina color bronzo. Con l'ago passo attraverso la perlina color bronzo che si trova subito dopo la perlina rosa. Inserite sull'ago un bugle e una rocaille bronzo. Con l'ago passate attraverso la successiva rocaille bronzo, quella che si trova subito dopo il bugle. Inserite sull'ago una perlina rosa e due bronzo e passate attraverso la perlina bronzo che si trova subito dopo la perlina rosa. Inserite sull'ago una perlina verde e due perline color bronzo e con l'ago passate attraverso la perlina color bronzo che si trova subito dopo la perlina verde. Iniziamo un nuovo giro e dovremo andare a ripetere le stesse sequenze che abbiamo appena visto. Quindi iniziamo con una perlina rosa e una perlina color bronzo. Con l'ago passiamo attraverso la perlina color bronzo che si trova subito dopo la perlina rosa. Inseriamo sull'ago un bugle e una perlina color bronzo e con l'ago passiamo attraverso la perlina color bronzo che si trova subito dopo il bugle. Inseriamo sull'ago la tripletta, una perlina rosa e due bronzo e con l'ago passiamo attraverso la perlina color bronzo subito dopo la perlina rosa. Una perlina verde e due perline color bronzo. E poi passate attraverso la perlina color bronzo subito dopo la perlina verde. Iniziamo quindi un nuovo giro, di nuovo la stessa sequenza, una perlina rosa, una perlina color bronzo e andiamo a passare attraverso la perlina color bronzo che si trova subito dopo la perlina rosa. E procedete in questo modo, ripetendo esattamente gli stessi passaggi, fino a che non vi trovate a raggiungere la lunghezza che vi serve per la vostra spirale. Ecco la mia spirale che è composta da 62 bugle. Dopo praticamente aver aggiunto l'ultimo bugle, il numero 62 qui, ho continuato ad aggiungere le mie perline, la mia sequenza, quella con la perlina rosa, quella con la perlina verde, e l'ultima sequenza che ho aggiunto è stata quella con la perlina rosa e la perlina color bronzo. Come vedete sto uscendo dalla rocaille bronzo poco prima del bugle. Adesso vi voglio mostrare come chiudere il lavoro a cerchio, però ovviamente se voi volete realizzare un bracciale bangle chiuso quindi su se stesso senza una chiusura, questa lavorazione è troppo corta, 62 bugle sono troppo pochi, dovrete lavorare su una spirale più lunga e quindi vi voglio mostrare il concetto che dovete seguire fondamentalmente per capire come poter chiudere la lavorazione, perché i passaggi sono gli stessi, cambia soltanto ovviamente la lunghezza della lavorazione. Per poter chiudere la lavorazione voi vi dovete trovare in questa situazione, cioè una volta che avete fatto la vostra spirale la andate a curvare, a chiudere a cerchio e praticamente i due bugle, eccoli qua, come vedete, si devono trovare in una posizione speculare. Non devo forzare la spirale, non devo curvarla per fare in modo che i due bugle siano in una posizione speculare, si trovano naturalmente in questa posizione. Ipotizziamo che il bugle si trovi qui. In questo caso io dovrei continuare con la lavorazione fino a quando, col procedere delle perline, il bugle non si trova nella posizione opposta. Solo
Soltanto a quel punto posso scegliere di chiudere il bracciale bangle in modo da non forzare troppo le perline, da non mettere in una posizione che è stressante per il filo, e visto che stressare il filo può portare alla rottura dello stesso, ok? Quindi adesso non importa qual è la lunghezza del vostro bracciale, vi farò vedere i passaggi che dovete seguire per poter chiudere la lavorazione a cerchio. Come ho detto prima, sto uscendo dalla perlina color bronzo che si trova proprio poco prima del bugle, questa perlina color bronzo. Adesso passo attraverso il bugle che si trova nella parte iniziale della lavorazione, il primo bugle. Eccomi qui e giro la lavorazione per essere un po' più comoda a lavorare davanti alla telecamera. Adesso passate attraverso la perlina color bronzo che si trova sull'altro lato della lavorazione. Dopo la sequenza con il bugle, noi dovremmo aggiungere sulla lavorazione una perlina rosa e due perline color bronzo. Quindi che faccio? Passo attraverso queste tre perline che si trovano sull'altro lato della lavorazione, in questo modo, e tiro bene il filo. Adesso passate attraverso la perlina color bronzo che si trova subito dopo la perlina rosa, sull'altro lato della lavorazione. Adesso la sequenza successiva sarebbe perlina verde e due perline color bronzo. Io sto uscendo da questa perlina bronzo, con l'ago passo attraverso la perlina verde e le due bronzo che si trovano sull'altro lato della lavorazione. Passo poi attraverso la perlina color bronzo che si trova subito dopo la perlina verde sull'altro lato della lavorazione. La sequenza successiva sarebbe una perlina rosa e una perlina color bronzo. Eccole qui. Sono passata attraverso queste due perline che si trovano sull'altro lato della lavorazione. L'ultimo passaggio è passare attraverso la perlina color bronzo che si trova subito dopo la perlina rosa sull'altro lato della lavorazione. A questo punto ripassate attraverso le perline fino a che non sentite che il filo si è fissato sulla lavorazione. Oppure potete chiudere la lavorazione facendo dei nodi e c'è un tutorial in merito, quindi vi lascio il link del tutorial all'interno del box informazioni che si trova sotto al video. Per creare la solina, l'anellino di perline che vi permetterà poi di indossare la creazione come la parte pendente di un orecchino e quindi inserire la monachella, vi dovete trovare ad uscire con il filo da una perlina color bronzo che si trova proprio poco prima del bugle o poco dopo, dipende da quale punto di vista osservate la lavorazione. Inserite sull'ago una sequenza di perline che desiderate, io ho scelto questa, e passate attraverso la perlina color bronzo che si trova sull'altro lato della lavorazione. Ho montato la monachella sulla lavorazione, quindi l'orecchino è completato, dovete soltanto tagliare il filo in eccesso, ma prima di farlo ricordatevi di passare all'interno delle perline diverse volte oppure potete fare i nodi di cui parlavamo prima. Spero tanto che il tutorial sia stato chiaro, che vi sia di ispirazione e ci sentiamo al prossimo video. Ciao ciao!